Performance, ho pensato di intitolarla Ride on Time, un viaggio nel tempo, un viaggio a tempo, perché prevede il coinvolgimento di un fattore musica che è importantissimo ed essenziale nella narrazione durante la performance. E io ho definito questa maniera di unire letteratura e musica l'ho chiamato cinema destrutturato, proprio perché ha un po' tutti gli elementi del cinema, però messi lì, insomma, alla rinfusa, un po' come fanno con i dolci, col tiramisù destrutturato, col cannolo destrutturato. Ecco, per cui abbiamo la narrazione che ci dà gli ambienti e la musica che riesce a sottolineare, a esaltare, insomma, fa un lavoro importantissimo, importante. Insomma, diciamo, è importante quanto la narrazione, proprio perché anch'essa, anche la musica, è elemento di narrazione vera e propria. E con Rosalba abbiamo già lavorato insieme, abbiamo fatto già un altro esperimento con Nine Steps nel 2018, anche quello fu veramente un bel successo, riuscì bene, fu gradito parecchio dal pubblico, e adesso ci riproviamo con questo Ride on Time, che è tratto dal Mercante di Dio, il mio ultimo romanzo uscito nel 2018. Il romanzo tratta degli anni perduti di Gesù, cioè degli anni che vanno dai 13 ai 30 anni, che non sono narrati da nessun Vangelo, né da quelli canonici né da quelli apocrifi. Però in questo Ride on Time, cioè in questa performance, io ho preferito, cioè diciamo che mi sono mosso su una linea preferenziale che riguarda il viaggio. Quello di cui racconteremo stasera in questa performance è un viaggio avvenuto nel 19 d.C., che ci porta dalla Siria, la città di Palmira, tristemente famosa per la politica, per la storia attuale, e che poi attraverserà tutta l'Arabia Felix, toccando città che adesso sono famose con nomi arabi tipo la Mecca, Medina, ma di cui io dovevo riportare, proprio perché era testimonianza di un mercante dell'anno, appunto, degli inizi del primo millennio, e quindi ho riportato i nomi che usavano i mercanti nabatei, i romani, quindi Macna, Yatrib e così via. Insomma, il viaggio arriva fino nelle coste dell'Oceano Indiano, sullo Yemen, e poi, spinto dai monsoni, su una barca da pesca arriva fino in India, e lì si concluderà proprio in India con l'incontro, insomma, di Gesù, ma anche del mercante Salomon, con quello che è il Sanatana Dharma, cioè con la cultura indiana, con la religione indù. Io, dal mio punto di vista, io non ho fatto altro che in qualche modo assecondare un po' questi quadri, perché reputo il suo lavoro, al di là di quello che è stata la ricerca che ha fatto riguardo appunto a questa zona dell'Arabia Felix, eccetera, e credo che lui abbia veramente dipinto. Io non ho fatto altro che dare forza con la musica ai colori di questa sabbia, di queste tempeste che si colorano di oro, di giallo, e poi che diventa buio, e che poi diventa mare, diventa tempesta. È veramente molto bello da questo punto di vista. Io ne sono veramente molto, come dire, ne sono entusiasta di questo lavoro di Sal. Mi piace molto perché riesce veramente a portarti in questi luoghi e a lavorare proprio e a dipingere i suoi quadri. Io non ho fatto altro che assecondarlo con le mie composizioni, con la mia musica, col mio canto.